La terza presepe vivente dello SMAIRM, una iniziativa davvero per favorire l'integrazione di coloro i quali presentano problemi di disabilità, e lo SMAIRM, ovviamente conosciutissima appunto come realtà riabilitativa a livello non solo locale ma nazionale, ha voluto realizzare davvero questo percorso, e non è il primo anno, proprio per favorire questa crescita, questa integrazione, questa socializzazione. Siamo con la presidente dello SMAIRM, Maria Luisa Paciulli, una manifestazione che vuol dire in una sola parola questo: siamo tutti uguali e il Natale è per tutti. E infatti stasera sono proprio con i costumi insieme a loro proprio per dire siamo tutti uguali. 50 anni di storia SMAIRM ci hanno portato ad oggi e siamo una grande famiglia, veramente una grande famiglia, non per essere retorici ma è la verità. Con loro abbiamo imparato noi delle cose molto fondamentali, che anche nella recitazione, nello stare insieme, siamo tutti uguali. Quindi diciamo, questa atmosfera e questa ultima edizione ci porta veramente a stare con loro e a concludere con tanta felicità. Maria col suo pancione era molto stanca e aveva proprio bisogno di un posto caldo per dormire. È molto importante perché le persone affette da disabilità creano un loro percorso cognitivo, ovviamente assistite adeguatamente. Questo che noi stiamo vedendo stasera è il lavoro di tanto tempo, viene prima svolto nel loro, diciamo, allo SMAIRM, nei laboratori, e dopo piano piano vengono assemblate tutte le costruzioni che loro creano nei laboratori insieme agli educatori e a tutto l'altro personale, e poi viene qui riportato nel paese proprio per fare uscire i ragazzi dal centro e integrarli col paese. Qui ci troviamo nel luogo della natività, della grotta, ma devo dire che tutto il paese, proprio come conformazione fisica, si presta a questo percorso dove sono presenti le postazioni degli antichi mestieri. Sì, infatti è proprio così, abbiamo scelto il centro storico proprio per questo motivo, e quest'anno non stiamo qui giù alla fontana, diciamo, che ha creato veramente un habitat naturale, sì, proprio naturale e speciale. Almeno secondo quello che tutti stanno dicendo. È l'impressione che si riceve a primo impatto. Sì, infatti è una cosa troppo bella e spero che continui negli anni, perché ci emoziona tutti, sono loro che emozionano noi, ed è, insomma, è troppo bello. Ecco, Presidente, c'è un percorso, quindi stiamo vedendo, ecco, c'è un percorso appunto che viene seguito, e devo dire è abbastanza lungo. Quest'anno in effetti è molto lungo, perché abbiamo voluto appunto, come dicevo prima, creare qui giù la natività, però non volevamo tralasciare la parte iniziale del centro storico di La Terza, che è molto bello. L'anno prossimo speriamo di renderlo ancora più ricco, ecco, con il lavoro, grazie al lavoro di tutti quanti. Bello vedere questa integrazione tra voi dirigenti, tra i vari, diciamo, assistenti. Io qui sono così, ripeto, mi sono anche messa il vestito che, insomma, la figurante proprio per dire io sono con loro e io sono qui grazie a loro, siamo una grande squadra e questo ci rende forti. C'era un gran silenzio nella campagna intorno, e nel cielo, proprio sopra la grotta, splendeva una stella con una scia luminosa. Alcuni pastori stavano dormendo lì vicino con i loro greggi.
Vedete, la partecipazione si fa sempre più vivace perché terminato tutto il percorso, poi vi mostreremo anche un po' di postazioni degli antichi mestieri, ovviamente tutto il corteo si avvicina alla grotta e non ci siamo messi d'accordo, eccoci con il primo cittadino di La Terza, l'ingegner Gianfranco Lopane. Allora, sindaco, un meraviglioso modello di aggregazione, io così lo definisco. Sì, un esperimento sociale a tutti gli effetti. Anche quest'anno il Natale Osmaim ci ha regalato questa magia, non solo di questa rivisitazione del presepe vivente all'interno del nostro centro storico, con i dettagli artistici che lasciano davvero col fiato sospeso, ma anche e soprattutto il laboratorio per i ragazzi, per i pazienti dello SMILM, che in questa rappresentazione trovano modo per esprimere le loro abilità e trovano anche la possibilità di essere al centro dell'intera comunità che insieme a loro allieta queste serate e che permette appunto di far conoscere il nostro territorio e di far conoscere la realtà SMILM. Lo dicevo alla Presidente, il centro storico proprio come configurazione, come conformazione proprio strutturale si presta. Sì, è un centro storico intagliato in questa gravina, è un centro storico meraviglioso che sta pian piano riscoprendo il suo fascino, viene recuperato pezzetto per pezzetto e queste manifestazioni servono anche ad accelerare questi processi e a riportare interesse verso una parte della città che è davvero significativa e singolare. C'è stato Gaspar, il dottore, poi Melchiorre, il sapiente. E infine Baldassarre, il gran sacerdote. Il dottor Roberto Semeraro, che è direttore appunto del centro medico, della struttura medica. Parliamo proprio da un punto di vista sanitario dell'importanza di certe manifestazioni che favoriscono davvero la partecipazione, l'integrazione, fanno sì che si evitino quei momenti di isolamento, di buio, ma si sentono appunto gli assistiti, come dire, integrati, compartecipi di una realtà che appartiene loro a pieno titolo. Sì, quello che avete visto stasera, lo spettacolo di questo scenario del presepe che è soltanto il punto di arrivo di un lavoro durato mesi cercando di coinvolgere i ragazzi in attività come quelle della lavorazione della cartapesta, della carta, della preparazione dei vestiti. Sono tutte attività che in qualche modo vanno a sfruttare e a stimolare le abilità manuali dei nostri ragazzi e in qualche modo hanno degli obiettivi terapeutici sull'attività assistenziale e riabilitativa di recupero che abbiamo su questi ragazzi. Inoltre il significato del presepe: mantenere le nostre tradizioni, mantenere le emozioni di vivere un presepe dal vivo significa in qualche modo essere nella condizione di dare qualità di vita ai nostri ragazzi, soprattutto quando vivono in condizioni di istituzionalizzazione così protratta, e quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo quando nell'assistere i nostri ragazzi e stimolarli con queste attività. La dottoressa Clemi Pentassuglia, amministratrice dello SMILM. Beh, una bella manifestazione, certamente riuscita, con una partecipazione considerevole, considerando la temperatura davvero rigidissima, ma mi ha colpito davvero la partecipazione dei vostri assistiti. Si abbattono quelle barriere della diversità. Sì, stasera si conclude il progetto Presepe Vivente Osmairm, che è stato svolto in tre date, e quindi con l'Epifania si conclude il progetto che anche quest'anno ha visto i nostri pazienti protagonisti di questo importante progetto educativo che viene realizzato durante tutto l'anno e che si conclude poi nel mese di dicembre con un lavoro abbastanza impegnativo da parte degli educatori che riescono a rendere i nostri pazienti protagonisti di questo momento
momento magico. E in effetti sì, nonostante le temperature basse, i nostri ragazzi non si sono tirati indietro nella rappresentazione. Tra l'altro proprio la ragazza che diciamo ha il ruolo della Madonna, nonostante non stesse molto bene, ha voluto partecipare proprio perché loro sentono veramente una responsabilizzazione. Un momento importante per loro, in questo momento di festività, lo vivono come un momento di grande gioia, di grande. E quest'anno con il 50esimo diciamo che il presepe vivente ha avuto una rilevanza ancora più importante perché ha coinvolto ancora di più il centro storico di La Terza, si è diciamo ancora di più allargato e quindi ogni anno è come se si va a perfezionare meglio gli allestimenti e le sceneggiature che vengono portati in scena. Tutto il percorso che porta poi alla natività si snoda attraverso varie postazioni di antichi mestieri e come vedete ci sono i venditori fruttivendoli, quindi i venditori di frutta e ancora venditori di pesce, vedete. E davvero questa location rustica rende l'atmosfera davvero fantastica, magica. In una sola parola natalizia, vedete, l'amico ci sta mostrando appunto i pesci che sono appunto in vendita presso, no? presso le botteghe degli antichi mestieri. E vedete anche la particolarità, ci sono anche delle sagome fisse e vengono riprodotti appunto le varie attività, quella della vendita del vino o ancora i vari salumi e formaggi, appunto l'osteria, che sono appunto esposti. È un modo per riprodurre quello che era la magica atmosfera dell'epoca, la magica atmosfera di Betlemme. E la rappresentazione presepiale dello Smairm si conclude con dei magnifici fuochi d'artificio e poi un momento di degustazione con prodotti tipici.